Niente cibo in questo giro, ma dai. Qualcuno ha fatto eruzione. Hanno portato via il cibo. Un dolce vuoi? Ma se ci hanno portato via il cibo? Ma a canno se mangia niente. Dai, continua. E lui si mette a letto. Vorrei sapere che stanza mi giochi a fare. Vedendo che ho paura. Puoi fare in modo che va a vedere chi c'è alla porta. Non si sa mai che ci sia un nuovo personaggio. Ah, volete i genitori? Un attimo. Se siete una coppia che si vuole aggiungere, ben venga. E lei piange. Poveretta. Viviamo a parecchi isolati di distanza, abbiamo notato che vi siete rifugiati in questo edificio e visto che saremo vicini abbiamo deciso di venire a farvi un saluto. Vi abbiamo portato delle verdure del nostro orto, godetevele. Posso darti? Sì, grazie. Meno male. Lui è ancora stanco. Lei lì fuori. Ha avuto paura di... abituati. Dovrà passare altre notti tutta sola. Ok, bene. Si è riposato. Lui ha ancora fame. Quindi. Ok, scendi. Se puoi costruire.
Allora, sì, pannelli. Vai. So che hai paura, ma siamo messi male. Ok. Poi. Che altro c'è giù? Allora, io vedo che c'è bisogno di un altro pannello. Il tempo. Non ho medicine. Inizia un'altra notte. Ah, tu dormi pure. Piccolo casino. Sono ancora. Possiamo provare a rubarle o a prendere con la forza. Qualche grimaldello potrebbe tornarci utile, lasciamo stare. Casa occupata, era abitata da senza tetto già molto prima della guerra. Hanno sempre lottato con una mancanza di cibo. Che ritroveremo sorprendentemente utile nei nascondigli. Materiale. Vai. Come piove. Basta. Quarto giorno. Nottata. Meno male che nessuno si è presentato. Lei ha fatto. Lui ha. E anche sta. Vai a letto.
Ok. Meno male che... Possiamo coprire un altro pannello. Adesso una radio. Anche lì va bene. Se ho visto bene, si può costruire anche un'altalena. Oppure era qualcosa che mi ha fatto pensare a un'altalena. Altalena con l'altalena. Ok, possiamo usarla per coltivare le piante al chiuso. Ci mancano delle sedie, infatti dovrei costruire anche qualche sedia qua e là, ma... Allora, se voglio la sedia, ho bisogno di dei rettangoli di legno, tre. Ok. Vai. Un'altra notte, mi tocca lasciarla da sola. Torno qua. Ma non c'è il cibo, vabbè. Va, ero vista.
cosa. Ok, si torna a casa di nuovo. Il cibo però scarseggia adesso. E la bambina, chissà come sta, che sarà entrato qualcuno in casa. No? Benissimo. Mangia. Il cibo ormai sta finendo. Il cibo è finito. Sai Sto che diventando stanco. Vuoi giocare? Dove va l'altalena? Via a scoprire chi è. Un cecchino mi ha quasi colpito. Pensavo di essere spacciato. Ho corso più veloce che potevo e in questo modo mi sono salvato. Ma ci è mancato veramente poco. Un tempo giocavo nella squadra di calcio di Calgary, ma la guerra ha messo fine a tutto. Mia moglie e mio figlio sono all'estero. Devo rivederli. Tu sei stanco e determinato. Lui invece è un velocista, mi pare. Sì. Anche Paolo è stanco, ma in questo momento. Allora. Sedia. Sì, la sedia serve. Tu sei stanco. Lei è ancora triste. Ah, ha finito di. Pavle sali. Non si può costruire. Allora, la chitarra richiederebbe 10 di quelli e pezzi di chitarra, quindi pezzi di legno servono per una stufa semplice.
Ok. Iniziamo. Allora, fa la guardia mentre Iska è a letto. Serve cibo. Dominio distrutto, quantità di cibo. Però non c'è la possibilità di... Pare che nonostante tutto... Giro spesso in commercio di notte. Questi soldati caffè, erbe, crocio dei Cecchini, centro della città, un tempo era bello. C'erano parchi, piazze e monumenti circondati da edifici antichi. Ora ci sono tante ottime postazioni da Cecchino e molte aree scoperte che offrono ben poca copertura. Con tutti i civili a cui hanno sparato qui, questo posto si è guadagnato il soprannome di Incrocio dei Cecchini. Potremmo trovarci delle cose di valore, ma è molto rischioso. Sali. Ok, qui serve.